E parliamo dunque, Cunico è al volante della Ford numero 4, mentre Jurin ha una Toyota. Ecco, tu hai proprio in questi giorni, Dario, hai pilotato una Toyota. Sì, ho avuto questa possibilità alla corsa di campione a Barcellona. E in effetti è stata una bella esperienza, perché così si è avuto modo di guidare questa macchina, altrimenti forse non l'avrei mai potuto guidare. È una macchina direi abbastanza diversa dalla Delta, in quanto differisce di passo e di caratteristiche in generale, pur essendo una quattro ruote motrici. È una macchina che adesso sicuramente va molto forte ed è un po' la spina nel fianco della Lancia, peraltro negli ultimi anni ha sempre vinto. Credo che da adesso in avanti bisognerà lavorare molto, diciamo, con la Lancia per poter andare come questa macchina, che invece è cresciuta molto bene. Ecco, Cunico in questo momento ha buttato fuori quattro gomme nella derapata. Volevo dire, Dario, come mai è un po' appiedato adesso Cunico? Cunico è appiedato, nel senso che quest'anno ha corso con la Ford, ha fatto tutte le prove. 7 centesimi di secondo, scusa, è stata direi la manche più il giro più combattuta. Andiamo avanti. Vai. Ti dicevo, adesso sta cercando una macchina per perlomeno correre qui in Italia. Non so se ha già trovato qualche possibilità. Comunque, a mio avviso, in maniera abbastanza insolita è stato messo fuori, perché è senz'altro un buon pilota, Franco. Infatti ha fatto un gruppo N con vittoria in Italia, no? L'ultimo. Sì, ha fatto parte del gruppo N, ma lui è tanti anni che corre e ha già corso con dei gruppi B anche, quindi ha una certa esperienza su macchine anche potenti. E andiamo in diretta sulle immagini, vedete in azione con estrema determinazione lui con la Toyota, che si presenta sulle rettilinee del traguardo con Cunico, però in buon vantaggio di 96 centesimi di secondo, con il tempo di 2:01:65. Vediamo adesso in chiusura, ha guadagnato ancora qualcosa, anche perché mi pare che la Toyota sbandi, o per meglio dire il suo pilota, la faccia sbandare forse un po' troppo, no Dario? Ma io da quel che ho potuto appunto provare a fine settimana scorsa a Barcellona, è una macchina che tende ad avere un po' di sovrasterzo, cioè a sbandare un po' col retrotreno rispetto ad esempio alla Delta, che invece è più neutra. Quindi il fatto che la Toyota sia così un po' più spettacolare, un po' più di traverso, forse è proprio il tipo di guida che l'ha adottato con questa macchina. Comunque bisogna dire anche che Llewellyn è un buon pilota, però non credo all'altezza di Cunico. E infatti Cunico adesso sta affrontando l'ultima curva e si presenta con un buon margine di vantaggio sul traguardo, conclude in 2:59:91 con 2:04 di vantaggio. Allora 2:59:91 più 2:04. Praticamente quasi un secondo più lento di Allen e un secondo e mezzo più lento di Kankkunen. Appunto, e si è impegnato al massimo qui perché aveva l'avversario vicino. Si è impegnato al massimo perché era vicino. Quindi... Sì, sicuramente adesso la Ford non è ancora all'altezza né della Delta e non credo che possano impegnare più di tanto Biasion e Kankkunen queste macchine.